Salve a tutti e benvenuti a questo video commento. Ripercorriamo il percorso della storia degli scacchi tornando al 1958 al campionato degli Stati Uniti e poteva non essere forse protagonista Bobby Fischer, appena 15-16 anni, ma già al top del livello nella sua nazione. In questo caso affronta, possiamo dire, un veterano, Reshevsky, di origine polacca, ma immigrato negli Stati Uniti nel 1920 circa, quindi praticamente statunitense a tutti gli effetti e con un passato veramente ricco di successi. Ora, la partita in questione è molto particolare perché in qualche modo serve ad esaltare una specie di trappola in apertura che forse avete già visto nella playlist delle trappole in apertura. Ma qui vediamolo dal punto di vista vero e proprio della partita in cui è stata giocata. È sempre bene riuscire a ambientare una trappola in una partita per capire anche quali sono altri elementi tattici e strategici che possono scaturire da quel tipo di apertura. Ma buona visione! Questa partita Fischer gioca con il bianco e Reshevsky con il nero. Si inizia con best by test ovviamente e 4. C5, quindi difesa siciliana, cavallo F3 e qui cavallo C6. Quindi si entra in una siciliana aperta con D4, C per D, cavallo per D. E ora si entra in una variante di dragone accelerato, G6. Nei dragoni l'idea è quella di portare l'alfiere nero, campo scuro, in fianchetto in modo da impensierire il bianco su questa grande diagonale. Lo si può fare in vari modi, c'è questo che è il dragone accelerato, c'è l'iperaccelerato e c'è il dragone normale, ma tutti prevedono la spinta G6 che può avvenire più o meno in anticipo. Comunque, in vista dell'attacco sulla grande diagonale, qua Fischer gioca alfiere E3 che va subito a difendere il cavallo. Si prosegue con cavallo F6, anche questa mossa tipica da andare ad attaccare le siciliane. Il pedone E4 che solitamente viene difeso con cavallo C3 per evitare di compromettersi subito la struttura dei pedoni sull'ala di re. Si prosegue con alfiere G7, il fianchettamento, ovviamente abbastanza prevedibile. E ora lo sviluppo l'ultimo pezzo leggero di Fischer, alfiere C4. Questa è una posizione abbastanza offensiva, perché questo alfiere si poteva pensare anche di metterlo in E2, anche se avrebbe in qualche modo tarpato poi l'idea di poter spingere i pedoni sulla di re, ma qui in C4 ha sia una funzione di attacco che però anche di contro, ovviamente, può essere attaccato facilmente dai pezzi avversari. Ora è decisamente un po' presto per il nero per tentare un cavallo a 5 e attaccare l'alfiere, ma potrebbe essere un tentativo da fare successivamente, per cui per prima cosa il nero arrocca, quindi ora difende il pedone F7 con due pezzi, sembra di poter star tranquillo dalle mire dell'alfiere avversario. Ora Fischer prosegue con alfiere B3, che sembra questa una mossa inutile. In realtà lo scopo è quello di evitare il possibile trucco della forchetta, anche questa è una specie di trappola in apertura che si può vedere spesso in varie opzioni. Se qui per esempio avesse viceversa arroccato, poteva seguire questo sacrificio cavallo per E4, che dopo però cavallo per E4 avrebbe visto i suoi frutti con la spinta di 5 e doppio a questi due pezzi. Quindi qui l'unica cosa che può tentare il bianco è cercare di semplificare la situazione con cavallo per C6, in modo da poter attaccare questo pedone anche con la donna, ma il nero riprende B per C6, difende doppiamente il pedone, ora il bianco dovrà perdere materiale. Ok, quindi giustamente Fischer riporta l'alfiere in B3, e a questo punto, forse sentendosi sicuro della doppia difesa su F7 da parte dei propri pezzi, Reshevsky gioca cavallo A5. Ora effettivamente questa sembra una mossa plausibile, perché questo alfiere è semplicemente intrappolato su questa diagonale, dovrà o togliersi di mezzo, ma in tal caso potrebbe incorrere in ulteriori problemi, perché da qui non sta facendo niente di utile, anzi può essere forse più facilmente attaccabile anche eventualmente in seguito dai pedoni con spinte di questo tipo. Quindi il bianco qui sta perdendo tempo. Effettivamente qui sembra che il nero
possa in qualche modo sfruttare l'ultima mossa di Fischer, cioè alfiere B3, che sembra una perdita di tempo, l'abbiamo appena vista, giocando un'altra perdita, per così dire, di tempo, per poter eventualmente togliere la coppia degli alfieri al bianco. Il fatto è che in realtà questa mossa, oltre a perdere tempo, toglie la difesa da E5 e quindi qui comincia la combinazione di Fischer. Attenzione. Cosa si potrà quindi fare per poter sfruttare sia l'attacco su F7 che il fatto che non ci sia più questo cavallo centrale del nero che possa difendere un po' le case centrali? E la scelta di Fischer è quella di giocare pedone E5, che va a attaccare questo cavallo. Ora, a prima vista, sembra che questo cavallo possa cercare di scappare. Però, per esempio, se finisce in H5 c'è la spinta G4 intrappolato. Quindi l'unica sembra o ritirarsi, oppure cercare di distrarre l'avversario catturando l'alfiere, quindi togliendosi in parte i problemi. Ed effettivamente, forse qui la mossa migliore era giocare cavallo per B3, a cui prosegue e per F6, e ora il nero ha due pezzi sotto, il materiale è pari, quindi sembra che debba perdere materiale. Se questo pedone viene preso con alfiere per F6, qua si può continuare con A per B3 e il bianco ha un pezzo di vantaggio. Per cui forse la scelta migliore è quella di buttarsi sulla torre, tanto questo cavallo ormai è spacciato, dopodiché il bianco cattura in G7, re per G7, due pezzi per una torre sono un vantaggio per il bianco, e quindi qua si può tranquillamente giocare donna D2, magari si arrocca dopo questo cavallo, tanto non va da nessuna parte, se minaccia alfiere H6, quindi qui probabilmente non sarà costretto a giocare il cavallo per C2 per distrarre la donna, comunque posizione pessima per il nero. In partita però viceversa è stata scelta l'altra versione e Reshevsky ritira il cavallo in E8. E già questo mal posizionamento dei cavalli può far venire in mente idee strane a qualsiasi giocatore. Non parliamo poi di Fischer, che qui si inventa la mossa della partita addirittura. Difatti notiamo che ritirare il cavallo in E8 fa interferire tra comunicazione tra donna e torre. Questo sarà un fattore fondamentale per le mosse a seguire. Difatti qui Fischer schianta il sacrificio ed effettivamente, nonostante tutte le difese, gioca alfiere per F7. Sembra che il nero possa prendere sia di torre che di re. Il problema è che in entrambi i casi ciò non è favorevole, perché vediamo subito torre per F7. È abbastanza chiaro che qua il bianco può giocare cavallo E6. Sfruttando l'inchiodatura su questa colonna D, il nero non può prendere di pedone perché perde la donna. D'altra parte però non è che neanche possa scansare la donna, perché ha tutte le case su cui può andare che sono coperte dal bianco, per cui qui semplicemente il nero perde materiale e neanche poco. L'altra soluzione viceversa è prendere di re. Però qui comunque segue cavallo E6, stavolta il cavallo è catturabile anche dal re. Vabbè, il caso di cattura con il pedone è sempre minato dal solito problema. Se viceversa si cattura di re, questo re purtroppo non va a stare benissimo, ed è un eufemismo, perché dopo donna D5 scacco, unica re F5, a cui si può già dare la patta per ripetizione qui. Però con la spinta G4 si attira il re in un vortice ancora più buio. Dopo re per G4 intanto gioca anche la torre. Se vedete, ora l'alfiere sta già puntellando queste case. Il re non può tornare indietro, almeno non sicuramente in F5, perché prende matto subito. Per cui qualsiasi casa si infili, poi vedrà l'ingresso della donna in una di queste due case, il matto a seguire subito dopo. Per cui nessuna speranza per il monarca nero. Ecco che qua purtroppo Reshevsky, accortosi del guaio, è stato costretto a giocare D per E6 e lasciare la donna in presa. Ok, vediamo ora che abbiamo chiaro com'è andata in partita di fare un pochino di riavvolgimento del nastro e vedere eventualmente cosa poteva succedere in precedenza. Abbiamo parlato del trucco della forchetta. Non avrebbe funzionato sempre,
Per esempio, se il nero l'avesse fatto da questa posizione, l'ultima mossa qui è stata alfiere c4, vi ricordo. Se avesse già giocato il trucco della forchetta con l'idea poi di spingere d5, qui non avrebbe funzionato altrettanto bene, perché dopo cavallo per e4 e d5 c'è questo contrattacco del bianco che salva l'alfiere e crea qualche problema di troppo su c6. Ora, se il cavallo viene preso, qua effettivamente vengono sguinzagliati gli equini, attacco sulla donna e scoperta sul re, qua c'è poco da fare, se la donna si sposta sono guai, se il cavallo viene preso il bianco dà doppio e dopodiché riprende il materiale con gli interessi. L'altro poi con questa variante, ora qui si comincia a far fuoco su questa diagonale, ovviamente in vantaggio materiale il bianco qualsiasi pezzo cambia, tipicamente è cosa buona e giusta. Quindi torniamo qua, sempre dopo alfiere c4, abbiamo detto in precedenza che cavallo a5 sarebbe stata un po' troppo anticipata come mossa. Difatti, non avendo ancora arroccato, qua c'è il solito problema con alfiere per f7. Stavolta nero deve prendere per forza di re, oppure rassegnarsi a perdere arrocco e pedone, dopodiché segue la spinta e5. Stavolta si può fare ritardata, perché qui il problema è il solito. Il cavallo non può andare da nessuna parte, non c'è h5 per via della spinta g4, altrimenti perde il pezzo, al centro non può andare, l'unica che si può ritirare da qualche parte, ma ovunque vada c'è comunque il discorso della spinta cavallo e6, con i problemi per la donna. Viceversa, se cavallo g8 c'è comunque il problema di cavallo e6. E qua, sebbene nero abbia una casa di fuga per la donna, comunque segue cavallo c7 con solita minaccia. Ora mettiamo per esempio donna f8, chiude un po' troppo l'area intorno al re, segue donna d5, qui unica praticamente d6, donna f3, la donna entra però dalla finestra una volta che la porta è chiusa, e dopo re e7 c'è alfiere c5 con destini nefasti per la concubina del re nero. Come minimo, ovviamente. Viceversa, se la donna venisse spostata, per esempio, in d8, qua seguirebbe comunque donna d5, con i soliti problemi. In caso di e6 c'è addirittura questa, che comunque sfrutta sempre il piccolo problemino sulla colonna D, con conseguenze anche qui nefaste per il re nero. Ok, a ogni modo, dopo aver scalfito minimamente tutte le complicazioni di questo tipo d'apertura, torniamo quindi a vedere cosa è successo davvero nella partita. E qui, dopo alfiere b3, cavallo a5, abbiamo detto, e5 sono cominciati i problemi per Reshevsky, cavallo e8. E ora il sacrificio d'alfiere, re per f7, cavallo e6, con problemi per la donna nera che non sa dove andare. A parte re non può prendere, l'abbiamo visto, per cui qui Reshevsky costretto D per E6, donna per e il bianco si trova in vantaggio materiale con attacco su questo cavallo. Ok, si prosegue quindi con cavallo C6, probabilmente Reshevsky avrebbe già potuto pensare di abbandonare, però con comunque un tale ammontare di pezzi ancora sulla scacchiera qualche speranza c'è, anche perché forse ora si riesce a recuperare pure il pedone E5, difatti dopo donna D2. Che prevede un attacco futuro su questa linea, segue alfiere per e5, a questo punto il bilancio è una donna in vantaggio per il bianco rispetto a due pezzi che ha viceversa cuccato il nero, quindi netto vantaggio Fischer. Si prosegue con l'arrocco, quindi re al sicuro, cavallo d6, nero prova a mobilitare i pezzi, però alfiere f4, chiaramente qui Fischer cerca di cambiare più pezzi possibile per rendersi più facile la vita. Qui segue cavallo c4, difende l'alfiere e contrattacca la donna impedendo il cambio, però dopo donna e2, anche se sembra che questo alfiere sia lasciato in presa, però questa donna tiene d'occhio il cavallo, per cui non c'è nessun regalo da parte di Fischer. Qui qualche materiale va cambiato, per cui Reshevsky decide di cambiare l'alfiere su f4 a costo purtroppo del cavallo. Donna per c4, quindi re g7, porterei un pochino più al coperto e difende l'alfiere.
Ora cavallo e4. Le mire di questo cavallo chiaramente saranno attaccare la debolezza principale del nero, che è questa impedonatura al centro. Cosa che sarà possibile probabilmente da c5 in modo abbastanza facile. Per cui alfiere c7, prova a rientrare l'alfiere dando qualche possibilità strategica a lungo termine con questo attacco a raggi x. Cavallo c5 come previsto, ora questo pedone è sotto, quindi va preso provvedimento. E Reshevsky gioca a torre f6 per coprirlo. Si prosegue con c3, bloccare l'avanzata di questo cavallo che prima o poi si potrebbe decidere anche a muoversi. Per cui ora spinta e5. Ora il pedone è difeso un po' meglio anche da questo cavallo, ma comunque torre a d1. Il bianco comincia a portare torri su colonne aperte quando il nero è ancora bloccato con questa torre qua chiusa nell'angolo. Ora si poteva pensare magari di giocare cavallo a 5, però qua segue subito l'ingresso del cavallo con scacco e comunque Fischer riuscirebbe come minimo a cambiare pezzi andando a stare possibilmente ancora meglio. Per cui cavallo d8, è necessario fare un giro più lungo per mobilitare questo cavallo, e questo cavallo che torna un'altra volta nel recinto di partenza non è che sia proprio il massimo da vedere. Comunque cavallo d7, ancora la speranza di un cambio che potrebbe favorire con torre in settima per il bianco, si attacca torre e pedone. Qua va a cercare di difendere, si guadagna un tempo contrattaccando la donna che però finisce in h4. E ora il problema è difendere questo pedone, perché se i pezzi bianchi pesanti entrano in settima sono dolori seri. Quindi torre 6 continua a difendere, però questa torre viene ben presto scalzata. Cavallo c5, torre f6 difende ancora interferendo la linea d'attacco, però finisce con cavallo e4. E a questo punto il problema è che non si può più difendere questo punto. Difatti se nuovamente torre 6, cosa non giocata in partita, ci sarebbe cavallo g5 che purtroppo attacca sia la torre che questo punto di ingresso, molto ottimale per la donna, per cui se la torre si sposta donna per h7 e poi sono dolori perché il re viene portato al centro e adios amigos. Per cui qua Reshevsky è costretto a mollare il pedone, gioca torre f4, provando ad attaccare sia cavallo che donna, però la donna prende comunque in e7 perché guadagna un tempo con lo scacco, tra l'altro minacciando pure l'alfiere, quindi questa minaccia sul cavallo può essere in qualche modo trascurata. Costringe Reshevsky a rientrare in difesa, donna a 3, per cui cavallo c6 sembra che il nero possa respirare un po', però c'è sempre il cavallo bianco che ritorna in auge con cavallo d6, a questo punto il nero è costretto al cambio, torre per d6. Però più si assottigliano le file del nero, più perde speranze. Alfiere f5 finalmente può liberare la torre. Però b4, tanto il bianco già trama di minare l'unico pezzo che è sufficientemente sia fastidioso che sviluppato del nero, questo cavallo in c6. Un'ulteriore spinta lo scalzerebbe, per cui torre f8 per cercare magari di contrastare le torri bianche sulla colonna D, però segue la spinta B5 e il cavallo si deve spostare. Normalmente torna in D8, però torre D5 apre la linea alla donna, il minaccia pure il pedone E5. Ora cavallo D7 difende entrambi, non ci si può permettere di semplicemente spingere 4 perché la donna entra nel 7. Quindi giustamente cavallo F7, tra l'altro riporta il cavallo nuovamente fuori dalla stalla. Però torre c5 con l'idea di entrare in settima e creare danno. Qui viene spinto a 6, cercando qualche possibile controgioco sulla colonna A in caso di cambio, però su b6 questa possibilità è completamente resa innocua, per cui segue alfiere 4 con l'idea magari di difendere questo pedone o interferire con le linee delle torri, ma qua semplicemente torre 1, attacca alfiere e pedone. Si sposta, il pedone è ancora sufficientemente difeso dal cavallo, però qui è il momento difficile di chiudere i giochi perché tutto questo rimpallarsi di pezzi l'ha un pochino scocciato. Decide di fare un altro sacrificio, stavolta torre per c6 per togliere di mezzo l'unico pezzo che stava un pochino intralciando gli piani,
Difatti, semplicemente quello che ottiene il bianco in cambio per questo sacrificio di qualità è intanto il pilone b7 che va a dare fastidissimo alle torri, fa perdere ulteriori tempi al nero. Qua Reshevsky lo sposta in b8, nel caso torre a7 per difendere il pedone a seguiva questo bellissimo sacrificio, donna per f8, re per f8, promozione a donna con recupero della torre allo step successivo, quindi chiaramente non giocabile. Per cui torre a b8 ovviamente, attacca questo pedone, il bianco recupera un altro pedone, alla fine della fiera ha tratto solo vantaggio da questo sacrificio. Fischer. Ok, cavallo d8, il problema era probabilmente il pedone b cadrà del bianco, però torre b1 prova a sostenerlo, torre f7 rinforza. Qua segue la spinta h3, buona l'idea per lasciarsi una via di fuga, sia mai che ci sia qualche tentativo di matto del corridoio. Ora viene recuperato il pedone, però questo porta ulteriore cambio di pezzi, cosa che non facilita il nero assolutamente, perché dopo donna a8 qua effettivamente Reshevsky abbandona, cioè il cavallo attaccato, il cavallo che sta difendendo la torre, quindi non può neanche scappare. Le opzioni sono o difendere il cavallo con la torre, però semplicemente qui il bianco comincia a spingere il pedone e ben presto lo porterà a promozione, mentre il re è completamente al sicuro. L'altra alternativa è dare scacco subito, togliere la torre di mezzo, però dopo re h2, cavallo f7, già qua un pedone potrebbe cadere, però nuovamente c'è il problema di questo pedone a4 che non è gestibile dal nero. Ok, quindi nuovamente grande prova di Fischer. Al secondo campionato statunitense vinto di fila, in questo caso Reshevsky sembrava l'unico a potersi mettere tra lui e il titolo, ma non ha avuto abbastanza benzina da poter bruciare. È rimasto tra l'altro fregato già in apertura, direi quasi inspiegabilmente, ma Fischer sapeva il fatto suo, aveva buona idea sul fatto che l'alfiere potesse andare ad attaccare su F7 in mille modi diversi, uno dei quali probabilmente sfuggito al grande campione americano. Ok, quindi per questo video e per questa specie di trappola è tutto. Ci vediamo al prossimo, a presto, ciao ciao!